Di solito non lo metto lo zucchero nel caffè perché mi piace il sapore. E poi non è difficile da fare, basta avere una buona caffettiera. Sai che adesso ne prendo 5 al giorno di caffè e non li sento nemmeno. Io ne prendo due, anche perché non lo so fare. Ma nemmeno io lo sapevo fare il caffè, però è facile, devi solo ricordarti due cose. L'acqua va fino alla valvola e poi la più importante, che devi mettere il fuoco lento. Ci vuole pazienza. Ciao Fra. Ciao Ciao, Alessio. ciao. È un po' che non ci vediamo. Com'è andata la lezione? Ma bene, dai, sono solo un po' stanco. E chi ti viene a prendere? Ma veramente torno da solo a casa? Fino a casa? Sì. Beh, ma allora ti accompagniamo con la macchina. No, non serve, tanto posso andare a piedi e sono solo 10 minuti. Vi siete trasferiti? Sì, cioè, non vivo più con i miei. Abito qua vicino, da solo. Da solo? Sì. Ah, davvero? Sì. E da che parte devi andare? Devo andare di là, verso il mercato. Anzi, se volete venire, posso cucinare qualcosa per voi. Beh, perché no? Ti va? Sì. Dimmi un po', ma tua madre viene spesso a trovarti? Sì, viene spesso, anche perché c'è la fermata dell'autobus sotto casa. A volte vado io e altre volte invece vengono sia lei che Paolo. Ah, Paolo. Sì, Paolo, beh, tecnicamente lui è il mio assistente, però ormai siamo diventati amici. Quindi non sei proprio solo, è lui che ti aiuta a casa. No. A casa faccio io, ecco. Fare le cose da solo è una parte della terapia. Sì, Paolo mi aiuta nelle emergenze, però io ho aderito al progetto Housing perché voglio diventare autonomo. Allora sei tu che fai la spesa, le pulizie, cucini? Ecco, beh, ci provo almeno, insomma. Paolo dice che ancora c'ho tanto da migliorare, però ci provo. E con i soldi come fai? Vabbè, un po' sono del fondo del progetto Housing e un po' invece dal lavoro. Lavoro fai? Faccio l'aiuto cuoco in un ristorante. E come l'hai trovato? Allora, prima lavoravo in un call center, però non ho resistito molto. E poi dopo però Paolo mi ha suggerito di fare un corso di cucina nella cooperativa dove lavora lui e ho scoperto di essere portato. Alla fine ho fatto il colloquio e mi hanno preso in questo ristorante. E lì ti trovi bene? Mi trovo benissimo. Lo chef è bravissimo, i colleghi sono tutti simpatici e io mi diverto moltissimo. La più felice è mia mamma. Intanto provo a fare il caffè.